ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con l'analisi prepartita, vi invito a iscrivervi al canale. Il 50% di voi non è iscritto, basta lasciare un like, attivare la campanellina, gratis, se ci sostenete. Detto ciò, bando alle ciance, ciancio alle bande. Oggi ragazzi, Cerignola Benevento, un Cerignola tosto, ancora imbattuto in campionato, viene da 5 pareggi e una vittoria. E un Benevento bello carico, attivo, unito, e l'unica cosa, purtroppo, ci toccherà affrontare l'ennesimo campo di sintetico, e a quanto sembra non è uno dei migliori, è un sintetico malandato, mettiamolo così. Quindi staremo a vedere che cosa ci aspetterà. Il mister ha parlato di una formazione riconfermata e forse qualche cambiamento, quindi staremo a vedere quali sono i cambiamenti che apporterà quest'oggi. E nulla, io mi aspetto una squadra cattiva, una squadra che purtroppo su questi campi non può fare una partita tecnica ad altissimi livelli, ma allo stesso tempo con le qualità di squadra arrivare in porta nel modo giusto. Quindi mi aspetto di nuovo un 3-5-1-1, e se confermerà questo modo, secondo me potrebbe mettere Ciano dal primo minuto, quindi staremo a vedere che cosa ci dirà. Purtroppo, come avete ben visto, Ciciretti in allenamento si è fatto male e non è stato convocato. Vedremo se partirà Agazzi dal primo minuto. E nulla ragazzi, tocca goderci questi 90 minuti e poi li commenteremo a fine gara. Quindi rimanete sintonizzati e noi ci vediamo dopo. Qua ragazzi, partita terminata. Purtroppo il primo tempo avrei detto, avrei concluso il video con pareggio amaro. Vedendo il secondo tempo, ragazzi, dobbiamo essere onesti, ci è andata di fortuna, perché un secondo tempo inspiegabile. Entriamo in campo senza né capo né coda, totalmente deconcentrati dopo un primo tempo dove palla a terra abbiamo dimostrato, nonostante le difficoltà del campo, di avere una qualità di gioco importante. Basta vedere l'occasione di Ferrante, l'unica purtroppo, perché quest'oggi è stato servito, forse l'unica volta è stata quella del quasi del gol, e poi basta, perché purtroppo a un certo punto iniziavamo a tirare palla avanti e lui non ha avuto mezza palla sul piede. Quindi un primo tempo che tutto sommato, nonostante le giocate e nonostante il campo e tutto quello che volete, abbiamo fatto un primo tempo di grande, grande qualità. Il secondo tempo mi aspettavo qualcosa di uno step superiore, no? Dice ok ragazzi, con la qualità la possiamo vincere, dobbiamo cacciare un po' più di cazzimma e portarci questa partita a casa. Totalmente sottomessi il secondo tempo, il Benevento nella porta avversaria ci è arrivata mezza volta, ma forse per scambio, un'involuzione totale. Il cambio Ciano per Improta, vorrei capirlo, perché vedendo la partita mi è sembrato che Ciano abbia chiesto il cambio. Marotta non lo mette Don Bolsius che non prende, non tocca mezza palla. E un secondo tempo totalmente sbagliato, sia dall'approccio dei giocatori che secondo me a livello di cambi che non hanno apportato nulla, che caos totale, perché non si è capito nulla. Teglio non ho capito perché fino al 60-70 è rimasto in campo, cioè già a fine primo tempo doveva essere preso per le orecchie di caro. O ti inizi a concentrare un poco e inizi a fare il professionista, oppure ti puoi stare pure in tribuna, nemmeno in panchina, perché arrivato a questo punto, ragazzi, sempre fuori posizione, una giocata buona non la fa, sbaglia sempre l'ultimo passaggio, deconcentrato per tutto il tempo che sei in campo, cioè vorrei capire. Allora sì che il mister pretende più da questi giocatori, però fino a una certa. E purtroppo un pareggio che comunque ci permette di portare un punto a casa, ma allo stesso tempo il primo tempo ce ne siamo tornati negli spogliatoi rammaricati, alla fine della partita ce ne torniamo a casa con un punto guadagnato, con sudore e con fortuna. Questo è ciò che penso, ragazzi, che questo secondo tempo è proprio inspiegabile, anche perché sì, la Coppa Italia, ma non hanno giocato tutti i titolari, quindi non puoi dire nemmeno stavano stanchi, poverini, ma che cosa. Però detto ciò, ribadisco il fatto che nel 2023 non si possa giocare su un campo del genere, e nulla. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un like, condividete il video,
Un bacione a tutti e con la pioggia e con il vento, sempre forza, Benevento.